buonissimo. Chi lo chiama risotto giallo lo chiama in modo sbagliato, perché questo qui è il risotto, almeno secondo me, il risotto alla milanese. Io lo trovo qualcosa di assolutamente fantastico, così com'è, senza bisogno poi di aggiungere il risotto alla milanese. Per me è una cosa assolutamente fantastica. Cominciamo a farlo? Allora, zafferano, questo è lo zafferano in stigmi, ma se non lo trovate o per qualunque altro motivo non volete utilizzare questo, quello in bustina va bene uguale, non ha lo stesso sapore. Allora, acqua tiepida, niente di più che acqua tiepida. Ci si mette qualche cucchiaio che lo lasciamo a bagno. Praticamente ora creiamo una sorta di infusione. Questa cosa qui mi è stata insegnata da un piccolissimo produttore di zafferano e mi hanno detto: guarda, se vuoi tirare fuori il meglio dallo zafferano, mettilo almeno una trentina di minuti con acqua tiepida proprio a creare questa sorta di infusione. La verità, c'aveva ragione. Per tutto il resto sbagliava tutto, però questa qui effettivamente era una cosa che funziona. Quindi ora lascio almeno 30 minuti questo zafferano e poi dopo facciamo partire la ricetta. Dopo, guardate il colore che ha ceduto, vedete, nell'acqua. E poi quello che è importante è anche il profumo, un gran bel profumo, ma davvero, seriamente. Allora, cominciamo a fare il risotto. Prima cosa, una cipolla, e la tritiamo più finemente possibile. E ora si comincia a cuocere partendo proprio dalla cipolla. In una padella ci si mette un po' di burro e si comincia a stufare la cipolla. La cipolla non deve friggere, mi raccomando, deve stufare, quindi la temperatura deve essere tenuta abbastanza bassa, diciamo medio-bassa. Per stufarla in modo ancora più facile poi, aggiungete anche un pochino di brodo, in questo modo è difficile che si possa sbruciacchiare. E a questo punto aggiungiamo il midollo. Aggiungo un altro pochino di brodo. Una volta che il midollo si è praticamente sciolto, si spenge il fuoco e questa cipolla si tiene da parte. E ora cominciamo la vera e propria cottura del riso. Quindi accendo il fuoco, metto il burro. Il resto del burro, l'avete visto, una parte l'ho usato per la cipolla, una parte per cominciare a tostare il riso. Il resto del burro, quello che rimane, mettetelo nel frigo. Addirittura mettetelo anche nel congelatore, deve essere bello freddo per mantecare alla fine. Si mette il riso. Ora si fa tostare il riso. Che cosa vuol dire poi alla fine questa cosa qui del tostare il riso? Praticamente i chicchi devono diventare traslucidi, in questo modo poi il risotto riuscirà ad avere una cremosità che è fantastica, veramente. La tipologia del riso da usare, secondo me ci sono due risi che in assoluto sono perfetti per fare questa preparazione, sono il Carnaroli e il Vialone Nano. Però ci sono anche altri risi fantastici in Italia, l'Arborio, eccetera, eccetera. Però con questi due non sbagliate, io oggi sto usando il Carnaroli. Con che cosa cuocere il risotto alla milanese? Con un buonissimo brodo di carne. Brodo che deve essere caldo, se non bollente, anzi bollente è ancora meglio, perché non deve abbassarsi la temperatura del riso, no? In cottura. E mi raccomando, sempre coperto, il riso sempre coperto. Poi qui scegliete voi se siete della
categoria delle persone che lo girano in continuazione, giratelo. Se non lo volete girare proprio, non lo girate. Se volete farlo ogni tanto, fate come vi pare. Tanto il risotto vi uscirà benissimo, sempre e comunque. Ma mi raccomando, mai far rimanere senza brodo il riso. E ora, portiamo avanti la cottura. Ora è il momento di aggiungere la cipolla e il midollo. Aggiungo il brodo, perché devo tenere sempre ben coperto. Ok, ora portiamo avanti la cottura e quando siamo quasi alla fine, ma non alla fine, quasi alla fine, si aggiunge lo zafferano. Ci vediamo fra un pochino. Sale non ne ho aggiunto proprio, quindi un pochino va aggiunto, anche il brodo non è salato, poi si corregge dopo. Ma è arrivato il momento di aggiungere lo zafferano. E ora, proprio in tutta tranquillità, si porta avanti la cottura. Ora lo tolgo dal fuoco, intanto poi lo assaggio, più che altro per sapere se la quantità di sale, quello che vi dicevo prima, è corretta. Va assaggiata anche dopo, però. Buono. Allora, quello che vi dicevo, burro freddo, freddo proprio di frigo, e parmigiano. E ora si manteca proprio bene. È venuto veramente meraviglioso. Ora si assaggia. Bello, eh? Veramente, veramente bella. Assolutamente fantastico. Veramente, opla, buonissimo. Devo trovargli un difetto? Perché un difetto gli va trovato. Dovevo fare di più. Buonissimo.